Negli Stati Uniti, questi ultimi 10 anni sono stati definiti l'epoca dell'opulenza, della tecnologia, del tempo libero. Ma potrebbero anche essere detti gli anni del professionismo sportivo. Gli appassionati di sport non sono stati mai tanto numerosi. L'ondata di popolarità per gli avvenimenti sportivi, cominciata negli anni 20, si è moltiplicata a dismisura. Né la diminuzione dell'ottimismo nella vita americana, con la fine dei boom e l'affacciarsi delle recessioni, sembra aver avuto grande influenza e ridimensionato il fenomeno. L'entusiasmo non è limitato, d'altra parte, a un ristretto numero di discipline sportive. Oltre al baseball, al football americano, alla boxe, sono diventati sport di massa il basket, il tennis, l'hockey e perfino il golf. Questa diffusione è la ragione per cui non si può parlare di veri e propri sport nazionali, ma soltanto di sport più popolari, con un maggior seguito tra le masse dei tifosi. Senz'altro in netta ascesa di interesse e di pubblico è il football americano, una variante più aggressiva e spettacolare del rugby. Le cifre stanno a dimostrare la portata del decollo in atto e indicano che si sono moltiplicate le presenze negli stadi, in misura tale da rendere indispensabile la costruzione di anfiteatri sportivi con la capienza di oltre 300.000 spettatori. Contrariamente alle previsioni, la sempre più estesa presenza delle riprese televisive, con trasmissioni in diretta che si susseguono per 8 o 10 ore consecutive anche per la differenza dei fusi orari tra i vari stati, non ha allontanato la gente dagli stadi. Ciò ha contribuito a far toccare agli affari vette vertiginose. A un primo vantaggioso contratto per le riprese delle partite di football concluso dalla Columbia Broadcasting System per $750.000, si è passati rapidamente a $24 milioni offerti dalla CBS nel 64 e alla cifra astronomica di $142 milioni, quasi 90 miliardi di lire, stanziati dalle 3 reti televisive nazionali per le riprese degli ultimi 4 anni. Da cosa dipende, secondo lei, il successo del football? Ma forse per la velocità del gioco, per i suoi aspetti sportivi. Le azioni per colpire la palla e le fasi della lotta fra giocatori sono entusiasmanti. Il gioco si sposta in continuazione. Gli altri sport sono molto più lenti. In un anno, quanti sono gli spettatori del football? Tra spettatori in televisione e quelli negli stadi si superano i 120 milioni di persone, credo. La maggioranza dei giocatori di football è di colore. I negri sono più bravi o più adatti? È un fatto che negli ultimi anni i giocatori migliori sono risultati quelli di colore. Alcuni di loro sono eccezionali. Le squadre vogliono vincere e per questo cercano di procurarsi in ogni modo i giocatori migliori. Il colore della pelle non conta. Per noi possono essere anche a strisce, purché ci sappiano fare. Come definirebbe il gioco del football? Le partite sono sempre tese, vibranti. Non è possibile non lasciarsi prendere dall'entusiasmo. Un gioco avvincente, di scontri e di violenza. Un gioco per uomini eccezionali. Il football americano non è, come si potrebbe credere, uno sport di istituzione molto recente. Si gioca da più di un secolo e da più di 40 anni ne sono state codificate le regole basilari. Anche lo studio di strategie e di tattiche, più complicate e scrupolose di quelle che imperano nel nostro calcio, risale in buona parte agli anni 20. In quell'epoca non dominava il professionismo e il gioco veniva praticato generalmente nelle università con incontri accaniti che esaltavano gli studenti dei più famosi college. Di pari passo con l'aumento degli incassi e degli introiti televisivi, sono ormai i professionisti a farla da padroni e a suscitare entusiasmo in legioni di ammiratori, specie tra le generazioni più giovani. Bob Davis è un giocatore molto popolare negli Stati Uniti. Bob, quando non gioca a football, di cosa si occupa? Ho un incarico di assicuratore, ma sul piano sportivo cerco sempre di mantenermi in forma e di pensare al gioco. Anche nella vita privata il mio pensiero è sempre al campo. A noi europei i vostri allenamenti sembrano molto duri. D'accordo, sono duri anche per noi. Gli attaccanti devono sgobbare molto per la corsa.
ma noi difensori ci dobbiamo preparare alla difesa e lavorare di braccia e di spalle. Io passo la palla a quelli che corrono e non mi sembra molto difficile farlo. Nel football va curata anzitutto l'attitudine al combattimento. Proverbiali sono il coraggio, la velocità, la forza dei giocatori. La prima linea di una formazione è composta di uomini che superano il quintale di peso e i 2 metri d'altezza. Pittorescamente, questa linea è definita dai tifosi linea corazzata d'assalto. Ryan, qual è la funzione di queste macchine? Con questi attrezzi noi riusciamo ad insegnare agli atleti in poco tempo le varie tecniche per l'allineamento difensivo e offensivo, senza correre il rischio di ferite e contusioni. Sì, perché altrimenti durante gli esercizi i giocatori potrebbero farsi molto male. Quante ore di allenamento fanno questi ragazzi? Di solito si lavora 1 ora al mattino e 1 ora e mezza il pomeriggio, oltre al lavoro teorico in classe. Che tipo di sport è il football americano? Il nostro è uno sport molto duro da giocare. Vi è molta lotta e richiede anche molta intelligenza per essere giocato bene. Il problema nostro è di trovare uomini molto robusti e veloci, e questo non è facile. Senza dubbio, il football è lo sport più duro che esiste. Ci sembra di vedere che i giocatori di colore sono in maggioranza. C'è una particolare ragione? Beh, penso di no. In effetti, noi li selezioniamo per quello che valgono. Per noi ciascuno è soltanto un atleta e tutto dipende da come gioca. La razza non c'entra con la forza e l'intelligenza. Che sistemi adottate per scoprire nuovi giocatori? Per la ricerca di buoni giocatori, ogni società stanzia una certa somma. Noi ogni anno spendiamo alcuni milioni di dollari. Ecco che alla fine riusciamo a trovare un nuovo campione. Nelle impegnative e spossanti sedute di allenamento vanno simulate tutte le fasi più drammatiche. L'allenamento è quindi da considerare come una fase indispensabile di questo gioco vigoroso, durante il quale bisogna assaggiare soprattutto le qualità di sopportazione dell'atleta, la sua attitudine allo scontro violento, all'urto e anche al dolore. Del resto è noto che il presidente Kennedy riportò, come molti americani, una lesione permanente alla schiena per aver fatto parte della squadra di un college. La necessità di drammatizzare lo spettacolo sportivo è stata sentita dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando entrarono in campo le prime formazioni di giocatori professionisti. A poco sono serviti i vari progetti di revisione dei regolamenti. La stessa possibilità accordata alle squadre di sostituire in ogni momento i giocatori ha di fatto aumentato la violenza del gioco, perché ha permesso agli allenatori di gettare nella mischia atleti freschi e con energie intatte. Probabilmente la violenza e la velocità del football americano, i cui protagonisti possono facilmente identificarsi con dei supermen scorrazzanti nell'ampio campo di gioco, esercitano un fascino straordinario sui giovani. Il divismo fa il resto, come è dimostrato dall'instancabile richiesta di autografi, dalla popolarità incredibile di questi atleti, anche se gli idoli di questo sport combattono, forse questo è il termine da usare, solo dietro ingaggi con contratti favolosi. I compensi degli atleti più famosi raggiungono vertici veramente eccezionali. Alcuni guadagnano 200 milioni annui senza contare proventi di pubblicità per la radio e la televisione. Penso che nel nostro paese vi sia un aspetto quasi ciclico per quel che riguarda gli sports, o almeno i più importanti. Il baseball, il football, il basket attraversano dei cicli. In Europa, per esempio, si può parlare del calcio come del passatempo nazionale in senso assoluto. Qui da noi non sarebbe possibile. Infatti, se in una città come Boston la nostra squadra di football, la New England Patriots, un anno dimostra di giocare molto bene, automaticamente il football diventa lo sport preferito. Ma se l'anno dopo i Boston Celtic vanno molto forte con il basket, subito la gente mostra maggiore entusiasmo per il basket. E questo avviene su scala regionale e su scala nazionale. Football e baseball, qual è lo sport più popolare? Effettivamente, in linea generale, in tutto il paese si nota un certo aumento di popolarità del football. Forse perché è uno sport con molta azione ed è più violento, e forse proprio per questo più adatto ai nostri tempi. In termini sportivi, il football è qualcosa di molto importante negli Stati Uniti, e quindi lo è anche da un punto di vista economico.
I diritti pagati dalla televisione sono molto elevati. Penso che in un anno il football debba rendere circa 200 milioni di dollari. A parte l'aspetto economico, il football ha una tale popolarità che quest'anno si sono registrate 15 milioni di presenze per le partite. Nelle partite della domenica, in questi ultimi tempi, abbiamo avuto fino a 16 milioni di spettatori. Fatte le dovute considerazioni sulla sua violenza, non si può contestare che l'affermazione di questo sport è dovuta anche alla sua razionalità e alla varietà degli schemi di gioco impiegati, che devono essere lungamente studiati al tavolino dagli allenatori addetti alle tattiche e alle strategie. Allenatori, manager e giocatori, tutti insieme valutano le possibilità del gioco alla lavagna, perché durante la partita quasi tutto deve essere fatto a memoria. Gli incontri, con tanti colpi di scena, sono sempre entusiasmanti, divertenti. Lo sport che può definirsi più tradizionale negli Stati Uniti tra quelli a vasto seguito popolare è certamente il baseball. Non vi è presidente americano o uomo pubblico in auge o alla ricerca di rilancio politico che rinunci al collaudato cerimoniale di tirare la palla in campo quale segnale d'inizio di un'importante partita. Una consacrazione così ufficiale del valore dello sport nella vita sociale si può considerare un merito del baseball. Prima che Eisenhower, Kennedy e più recentemente Nixon intervenissero agli incontri, toccò al presidente Theodore Roosevelt riconoscere la validità dell'educazione sportiva della gioventù americana. Si trattò della prima importante apertura nel muro della morale puritana dell'America pionieristica, che vedeva con orrore ogni passatempo e denunziava nello sport un'invenzione diabolica. Un'apertura dalla quale, col tempo, dilagò il più incontrollato professionismo. E proprio al baseball appartennero alcuni degli idoli sportivi più mitizzati, da Baby Ruth a Joe DiMaggio. Il baseball conquistò una rapida popolarità che consentì per la prima volta il superamento di $1 milione di incasso. Il tifo degli americani tocca punte di vero fanatismo all'inizio di autunno, quando assistono per 5, 6, 7 giorni alle partite della World Series, ossia alla finale del campionato. Cos'è oggi il baseball per gli americani? Corrisponde a un passatempo nazionale. In giornate come queste, con un bel sole, la gente esce all'aria aperta alla ricerca di ogni tipo di emozione e spende tutte le energie che altrimenti finirebbe per buttar via nelle strade. Tutto si risolve in una bella e salubre giornata. Il baseball è in declino di fronte ad altri sport? Lei si riferisce alla popolarità del football? Il baseball, pur essendo uno sport più lento, è molto più difficile, ha più sottigliezze. Il nostro è uno sport che aumenta di popolarità ed è sempre più diffuso in Sud America, in Giappone, in Europa. Per esempio, qui a New York, nel corso di una stagione, si registrano circa 3 milioni di spettatori alle partite. Il pubblico aumenta regolarmente. È lo sport più popolare, senza dubbio. Oggi più che mai. Se la popolarità del baseball non è diminuita, tuttavia, in termini relativi, questo sport non gode più la netta preferenza degli americani. Le infinite sottigliezze del gioco, per cui si richiede un notevole sfoggio di intelligenza, insieme con una preparazione fisico-tecnica meticolosa, gli hanno conservato il favore di larghe masse di tifosi. Ma non è certo che l'orientamento delle giovani generazioni continui a restare entusiastico. Sono Joe Pignatano, istruttore del New York Mets. Quali sono le difficoltà di un allenatore di baseball? In realtà non ci sono grosse difficoltà, perché quando prendiamo sotto contratto un giocatore,
deve essere già capace di lanciare la palla, di correre e di colpire con eccezionale forza. Il mio compito è di addestrare soprattutto il giocatore che lancia la palla e controllare la traiettoria nella curva, lenta o veloce, per ottenere sempre l'effetto desiderato. Una cosa questa che può sembrare facile, ma non lo è affatto. Il baseball è un gioco solo apparentemente semplice. Si temeva che la televisione avrebbe potuto giocare un brutto tiro nei riguardi di questo sport, in considerazione soprattutto della sua lentezza, se paragonato ad esempio al football, che le immagini televisive tendono ad accentuare. Le prospettive più nere non si sono verificate, ma alla lunga la scarsa aggressività e velocità del gioco potrà farsi sentire. Per il momento le cifre degli incassi ne fanno uno dei giochi professionistici di primo piano, che trova il suo supporto anche in una lunghissima catena di tornei universitari e dilettantistici. Ma il dilettantismo sportivo, che nasceva nelle università, aveva un tipo di organizzazione e intenti completamente diversi. Ne parleremo diffusamente in un'altra puntata di questa trasmissione, quando affronteremo il tema dello sport abbinato ai problemi della società. Nel cuore di New York, all'altezza della 49esima strada, si scopre la mole modernissima del Madison Square Garden, la mecca mondiale del pugilato. Il Madison ha subito varie trasformazioni e ha perfino cambiato sede. Gli impianti conosciuti come Madison I e Madison II, nel periodo mitico della boxe, si trovavano infatti in un'altra zona della città. Queste metamorfosi si spiegano con l'esigenza di adeguare la sua capienza alla sempre maggiore richiesta di spettacoli pugilistici da parte di un pubblico sempre crescente, almeno fino a qualche anno fa. In ogni sua epoca, il Madison ha saputo offrire il meglio della box professionistica. La sua leggenda si è retta con solidissimi argomenti. Combattimenti tra pugili ai vertici dei valori mondiali trovarono in quel quadrato la scena più naturale, dove battersi per la conquista o la difesa dei scettri pugilistici. Anche per gli italiani il Madison non è stato avaro di soddisfazioni. Fu Carnera a inorgoglire per primo la passione degli sportivi italiani. In un memorabile incontro il gigante friulano si sbarazzò per knockout di Sciachi. Quasi senza soluzione di continuità, sul quadrato prestigioso si costruirono e si distrussero fame iperboliche. Da Max Bea, che si sbarazzò con sorprendente facilità di Carnera, a John Lewis, che a sua volta tolse il titolo dei massimi a Bear, a Schmeling, fino al grande Rocky Marciano, a Walcott e più recentemente al fenomeno Clay, prima che l'inclinazione ai clamorosi gesti di protesta gli costasse la battuta d'arresto, ancora difficile da valutare sul piano tecnico, nei riguardi della sua carriera. Altri italiani sono stati protagonisti di incontri memorabili: Mitri, Loi, ma soprattutto Nino Benvenuti, che proprio qui tolse a Griffith il titolo mondiale dei medi. Il Madison fu completamente ricostruito nel 1968 sulla base di un ambizioso progetto. Ma le aspettative sono andate in gran parte deluse. Nessuno poteva prevedere una caduta dell'interesse generale. E così oggi, quello che per decenni è stato considerato il tempio della box mondiale, per coprire i costi di gestione, è costretto ad aprire le porte a una congerie di avvenimenti, riunioni di atletica leggera, spettacoli d'arte varia, comizi elettorali e perfino sfilate di moda e concorsi di bellezza per cani. Il pugilato è, di fatto, negli Stati Uniti in netto declino tra gli sport a più largo favore popolare. Tuttora può contare su campioni di fama mondiale, ma dietro il panorama è tutt'altro che confortante. Il termometro più sensibile degli umori del pubblico, gli incassi, non potrebbe essere più eloquente. 14 milioni di dollari nel 66, 8 milioni di dollari circa nel 72. In poche parole, è diventato assai arduo organizzare riunioni di pugilato che non siano ad altissimo livello. Quali possono essere le ragioni della decadenza della box negli Stati Uniti? Si scorge nell'avvento della televisione, soprattutto quella a colori, la componente che maggiormente ha contribuito al fenomeno. Ma non sembra che un'analisi attenta confermi questo giudizio.
Va anche detto che spesso gli incontri più significativi sono trasmessi a circuito chiuso, per cui anzi gli incassi globali registrati sono assai soddisfacenti. Le ragioni vere del declino sono piuttosto da rintracciare altrove. E soprattutto si tratta delle difficoltà nel reclutamento di base dei pugili, scoraggiati dai bassi guadagni, dai rapporti con organizzatori poco scrupolosi, giudici corrotti e addirittura sospetti di legami con la malavita. Mi chiamo Bob Rodgers, scrivo per il New Day. Come mai così poco pubblico segue gli incontri? Ogni settimana ci sono dei buoni incontri di box, ma la gente preferisce seguirli alla televisione, forse perché le difficoltà del traffico sono grandi e non è facile venire dai sobborghi della città. La box è in declino negli Stati Uniti? I giovani della classe media scelgono altri sport, non so, il basket, l'atletica, il baseball. Ma soprattutto oggi c'è una grande mancanza di talenti pugilistici, poiché soltanto le persone affamate combattono. Quelli che vediamo si battono per vivere? Non tutti, ma molti sì. Vengono da Harlem, dal Bronx, dai ghetti di Queens, o sono appena arrivati da Porto Rico, dalle Isole Vergini. È tutta gente che soltanto così trova da mangiare. E il successo è molto spesso un'illusione. Non basta essere un buon pugile oggi. Bisogna anche diventare un personaggio popolare, simpatico. Qualcuno di questi ha la possibilità di affermarsi? Sì, Wilborn, che vediamo ora combattere, tra un paio d'anni può affermarsi. Il benessere e il progresso sociale sono le cause principali del declino della box? Se ci fosse veramente un progresso sociale, non ci sarebbe più la passione per la box tra la gente. E la passione c'è ancora perché appena si fa avanti un buon pugile, il Madison si riempie. Ci sono ancora dei pugili che fanno guadagnare milioni di dollari. È questo miraggio, cioè i soldi, che tiene ancora in piedi la box. Altrimenti gli organizzatori preferirebbero altri spettacoli. Torneranno anni buoni per la box nel Madison e negli Stati Uniti? Penso proprio di no. Il parere espresso da Rodgers è condiviso dalla maggior parte degli esperti di pugilato in America. Di fronte al fenomeno economico che riguarda i match dei Frazier, dei Clay, dei Foreman, che si battono per borse che sfiorano il miliardo di lire, fa riscontro da parte di una massa di disperati la contesa di poche briciole del grande banchetto. Chi potrà dire quale sarà il destino di questo sconosciuto pugile che dopo il duro impatto con la realtà del Madison si troverà nelle lunghe strade di New York con minori possibilità di prima ad affrontare la vita di tutti i giorni. Le reclute hanno finito per provenire dall'emigrazione irlandese, polacca, italiana. Attualmente prevalgono nettamente i negri e i portoricani, soprattutto questi ultimi. Per costoro, la box, oltre che un mezzo di guadagno immediato, sia pure modesto, è anche un trampolino di ascesa sociale. Per il passaggio, cioè, dopo il periodo del noviziato e la messa in luce, a professioni abbastanza remunerate nel campo dello spettacolo, della pubblicità, delle assicurazioni. Non deve meravigliare se per attirare nuovo pubblico, anche la box, e non da oggi, ha preso la strada della violenza. Non è raro il caso, come si sa, in cui si assiste a knockout con ferite laceranti. Ma a quanto servirà e quanto durerà il ricorso a metodi così crudeli? Il pugile che osserviamo in questo momento si chiama Chuchu. Dotato di una discreta classe, ma soprattutto di fascino personale, può contare anche su un certo seguito tra i numerosi aficionados che vivono, come lui, nella Harlem spagnola. Lo avevamo incontrato alcuni giorni prima in una palestra dove stava completando la preparazione per l'incontro. I locali della palestra, aperta nel 1911 e che è prossima alla chiusura, ospitano soprattutto persone che coltivano l'hobby del pugilato senza ambizioni agonistiche. È lontano il tempo in cui vi si allenavano i Robinson e gli Armstrong. La scarsa vocazione all'attività pugilistica, con un interesse quasi esclusivamente concentrato sulle riunioni ad altissimo livello, ha comportato la chiusura quasi totale delle sale di addestramento. A New York ne esistono ancora alcune. Il lavoro che vi svolgono pugili quasi esclusivamente di colore è molto pesante.
Ore e ore dedicate all'allenamento, con la corda, col sacco, allo specchio e senza l'assistenza di tecnici, di manager, di tutti quei personaggi, insomma, che per tanti anni hanno sfruttato il pugilato. È vero, secondo lei, che la boxe è lo sport delle classi socialmente inferiori? I pugili oggi provengono quasi sempre dai gruppi di minoranza. Spagnoli, portoricani, italiani, irlandesi. Ed è vero che ci sono anche persone che intendono dedicarsi alla boxe e che provengono da classi sociali più elevate. Lei parla bene, con proprietà di linguaggio. Quali interessi ha oltre la boxe? Mi occupo di recitazione, di teatro. Quando avrò smesso di fare il pugile, voglio fare l'attore. Quella potrà essere la mia vita. Rispetto ai pugili del passato, lei ritiene quelli di oggi più completi? I giovani che intendono occuparsi di boxe devono essere preparati a dare qualcosa di più, perché l'avversario, oltre a essere forte, è anche un atleta. E sa dove colpire perché conosce tutti i punti deboli di un corpo umano. Poi sul ring bisogna dare spettacolo. La boxe oggi ha molto in comune con il teatro. In fondo bisogna concentrarsi e recitare, cioè far credere all'avversario di non aver sofferto per i colpi. E anche questo è un modo di recitare. La boxe è forse l'unico degli sport di massa americani che mostra gli anni. I suoi aspetti sgradevoli, i suoi paradossali contrasti, vengono perciò in primo piano. Il professionismo negli altri sport è più accettabile e ha maggiore fortuna. Essi si collegano più direttamente a una base dilettantistica e quindi mantengono contatti evidenti con la società. Si può dire che lo sport esce ora dalla sua preistoria e assume funzioni ben precise nel quadro delle attività sociali, e non soltanto in America. Look away from misery, from bitterness and hate and poverty, and men who cannot wait for you anymore.